consiglieri comunali di Cinisi visitano la sorgente di Contrada Sansotta tra le montagne di Borgetto, un sito ceduto per regio decreto negli anni 20 da Mussolini. Il Movimento 5 Stelle chiede verifiche per il cementificio di Isola delle Femmine in vista del rinnovo delle autorizzazioni. I grillini vogliono garanzie per l'ambiente e per i cittadini del territorio. Pioggia di polemiche su Luca Orlando, che ha nominato un esperto per Facebook e Twitter. Costerà al Comune di Palermo 41.000 euro. È stato l'ideatore dello slogan "Orlando il sindaco lo sa fare". Buonasera e bentrovati. Oggi martedì 26 agosto parleremo nelle TG di un servizio che vi abbiamo già accennato nei titoli, il sopralluogo di Contrada Sansotta, e vedremo delle immagini particolari, un servizio che è molto significativo e poi capirete perché. Ma intanto cominciamo a parlare di ambiente, perché in vista del rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali dello stabilimento del cementificio ed Isola delle Femmine, il Movimento 5 Stelle ha presentato le sue richieste alla Regione, che prevedono paletti strettissimi. La deputata alla Camera Claudia Mannino ricorda che si decide adesso sulla salute dei cittadini per i prossimi 12 anni, il tempo durante il quale dureranno le autorizzazioni rinnovate. L'istituzione di un registro tumori nei comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine e Torretta è un costante monitoraggio epidemiologico e tumorale per i cittadini di questi comuni. Il completo e pubblico monitoraggio delle emissioni inquinanti, l'aumento dei controlli obbligatori periodici da parte dell'ARPA con oneri a carico dell'Italcementi e ancora obbligo di procedere all'ammodernamento dell'impianto in un tempo stretto per limitare le emissioni tramite l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, predisposizione di prescrizioni chiare e con tempistiche di attuazione precise come previsto dalla legge, obbligo di sottoporre l'impianto alle procedure VIA e VINCA in linea con la normativa europea, divieto esplicito di utilizzare il cementificio come inceneritore e infine forti limitazioni all'utilizzo del PETCOC, sostanza estremamente pericolosa per la salute. Sono numerosi e molto stretti i paletti piazzati dal Movimento 5 Stelle sulla strada del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il cementificio di Isola delle Femmine. Le richieste presentate alla Regione dal Movimento 5 Stelle sono finalizzate a garantire l'esercizio dell'impianto nell'integrale rispetto della normativa ambientale che è stata scritta, pur se migliorabile, per fare in modo che le attività industriali non ledano il diritto di ogni cittadino a vivere in un ambiente salubre. Claudia Mannino, deputato nazionale di Capaci, ha ribadito che adesso si aspettano che le loro proposte vengano prese in considerazione ed integrate nel prossimo decreto AIA. I grillini hanno chiesto, come ha sottolineato Claudia Mannino, di partecipare in prima persona al procedimento ed in linea con il loro ruolo di cittadini attivi e di deputati saranno col fiato sul collo dell'amministrazione regionale affinché il nuovo provvedimento garantisca la salute dei cittadini e soprattutto venga fatto rispettare integralmente. Si ritengono infatti sconcertati nel constatare che le centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, elemento fondamentale dell'AIA, previste nel decreto del 2008, non siano state neppure installate. In questa vicenda i grillini ritengono debbano essere verificate le responsabilità che verranno accertate dalle autorità competenti. Per queste ragioni Claudia Mannino ha provveduto a segnalare la vicenda al Ministero dell'Ambiente e unitamente al portavoce regionale Giampiero Trizzino invierà una denuncia alla Commissione europea per possibili violazioni della direttiva relativa all'autorizzazione integrata ambientale. Dalla deputata 5 Stelle arriva anche un appello diretto all'assessorato al territorio e ambiente per una maggiore sorveglianza su chi porta avanti importanti procedimenti come questo, che avrà un impatto sulla condizione di salute dei cittadini per i prossimi 12 anni. E a proposito d'ambiente, come già anticipato, adesso seguiamo questo servizio che è un più lungo del solito per quanto riguarda i nostri canoni, però vale la pena di seguirlo tanto per l'ambientazione e poi per l'importanza, perché
molti rappresentanti del Consiglio Comunale di Cinisi, maggioranza ed opposizione insieme, si sono fatti una bella scarpinata tra i rovi della montagna dove c'è appunto la sorgente Sansotta, per andare a verificare le condizioni di questa sorgente e per predisporne la pulizia. Quindi è un servizio indubbiamente che dà un grande segno di apertura anche mentale tra maggioranza e opposizione a Cinisi, e da Cinisi può partire un grande esempio di buona amministrazione e di consiglio comunale che finalmente, anche tra le dovute polemiche, può diventare produttivo. In questa mattina del 26 agosto abbiamo raggiunto davvero per la prima volta nella nostra vita una zona molto impervia. Si tratta della vallata che costeggia la strada statale, quella che da Palermo porta a Borgetto. Perché siamo qui? Perché c'è una sorgente, questa di Contrada Sansotta, così chiamata, che appartiene, pensate, al comune di Cinisi. Perché, vi chiederete? Perché nel 1923 un ingegnere, il dottor Pietro Sbacchi, palermitano, ma che amava Cinisi perché lì risiedeva, ha pensato di raccogliere l'acqua che sgorgava qui in questo punto e farla arrivare a Cinisi senza elettricità, tutto con pendenze naturali. È chiaro che nel 1923 è stato uno studio notevole, interessante, ma applicato alla perfezione. E da allora, poi 5 anni sono durati i lavori, dal 1928 l'acqua a Cinisi arriva da questa contrada Sansotta. Adesso, come sapete, Cinisi sta portando avanti con la nuova amministrazione, il nuovo Consiglio Comunale, un gran lavoro per quanto riguarda l'acqua. Si è appropriato delle reti che erano in gestione alla PS in fallimento. È uno dei pochi paesi che continua a sostenere di poter gestire l'acquedotto comunale, invece tanti altri ci stanno rinunciando perché non hanno la possibilità. Cinisi invece sta dimostrando che si può gestire ed i risultati si vedono, perché i problemi di acqua a Cinisi sono notevolmente diminuiti, non del tutto scomparsi, ma diciamo che siamo quasi alla regolarità. Cosa succede questa mattina? Il Consiglio Comunale, per iniziativa del Presidente, ma poi insomma noi stiamo constatando che è davvero il Consiglio tutto unito, sta facendo qui un sopralluogo in questa condotta, perché vuole naturalmente ripristinare, diciamo tra virgolette, l'ordine, perché abbandonato da tanti anni queste case dell'acqua devono essere ripulite e gestite e quindi sistemate per evitare problemi di approvvigionamento al paese. Allora, questa mattina sopralluogo tutti insieme in questa zona per vedere un po' il lavoro da effettuare. Presidente, una visita inusuale in una zona impervia, stiamo facendo quasi da Boy Scout, però insomma è una finalità molto interessante. Inusuale sì, perché Cinisi diciamo ci tiene tanto ad avere una risorsa idrica di proprietà del comune di Cinisi. Ha detto bene, nel 1903 un ingegnere Sbacchi ha portato l'acqua a Cinisi a costo zero. Oggi, dopo la gestione fallimentare della PS, che abbiamo trovato tutto in una fase di abbandono, abbiamo investito le autorità, ad esempio l'ESA, che si è messa a disposizione, e grazie a questo lavoro l'ESA porterà degli operai a far pulire questo luogo, ma sta facendo altre cose. Ritornando all'acqua, noi come comune abbiamo fatto un'azione di forza riappropriandoci delle nostre sorgenti e delle nostre reti idriche. Oggi i problemi dovuti all'approvvigionamento idrico nelle case dei cittadini è notevolmente diminuito, quasi nulla. Siamo anche le perdite che ci sono state nelle strade nelle zone di Cinisi sono quasi annullate. Diciamo che gestire l'acqua il comune di Cinisi la sente e lo vuole fare, anche i cittadini vogliono questo. E gestire l'acqua si passa anche da questa contrada Sansotta. Bisogna opportunamente puntualizzare, non l'ho fatto prima, che il terreno naturalmente apparterrebbe al comune di Borgetto, però per un regio decreto di Mussolini 6.000 metri qui dove siamo adesso sono stati ceduti al comune di Cinisi, tant'è vero che abbiamo notato anche su questa casa dell'acqua che c'è il simbolo del fascio littorio. Allora, l'ESA interverrà? Interverremo ripulendo questa,
questo viale, tutto quello che c'è da ripulire, perché il nostro compito è questo, è quello di poter dare, diciamo, un po' di ordine a questa, a questo posto, che tra l'altro un posto che tra l'altro può essere fruito da tanti, mi diceva l'assessore. Mentre scendevamo con qualche difficoltà, lei mi diceva: io non sapevo dell'esistenza come no, lei. No, non lo sapevo, sì, è molto bello e sono rimasto piacevolmente entusiasta, cioè, sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa cosa. È nascosto e quindi non facilmente si ci può arrivare, però naturalmente faremo di tutto per renderlo fruibile da chi ne vuole fruire, poi il comune fare in modo che sarà reso. E poi insomma sono dei lavori complicati, ma tutto sommato difficili. No, difficile no, perché abbiamo un tratto che lo faremo con una macchina, un attrezzo che comincerà a fare alcune cose che sono comunque soltanto l'erba. Il secondo tratto lo faremo con due operai che sono molto Questo è un segno tangibile di collaborazione, pienamente cosciente che se l'ESA davvero collabora con i comuni, l'acqua può non diventare più un problema come stato? No, io credo di no, con la collaborazione del comune e con altri comuni sicuramente daremo il nostro apporto, il nostro contributo, perché per migliorare la situazione, che purtroppo in Sicilia è sempre così, rispetto a prima è molto meglio, però può migliorare ancora di più, quindi faremo di tutto. No, il nostro impegno è questo, il nostro contributo lo daremo sicuramente per poter migliorare tutto quello che c'è da fare. Non mancherà sicuramente per noi, lei sa, ce la metterà tutta per poter fare per poter ripristinare questo posto bello. Dunque stiamo vedendo insieme a voi la naturale bellezza di questo luogo impervio. Qual è l'idea del comune di Cinisi, cosa che è già stata fatta? Darlo in affidamento possibilmente a dei Boy Scout. Lei che è assessore ha già fatto questa esperienza, è andata bene? Sì, nel 2004-2006, dopo l'insediamento e la presa in atto che ancora aveva il comune delle risorse idriche, e qua l'avevamo adibito veramente a un luogo, intanto era pulito perché avevamo operai in abbondanza, ripeto, quindi si pulivano le vasche, si puliva tutto quello che c'era per portare l'acqua pulita a Cinisi. E poi un'altra cosa è stata fatta dalle convenzioni, mensilmente venivano analizzate le acque sia delle sorgenti che anche alle vasche, e poi questo luogo è stato affidato a dei Boy Scout di Cinisi che venivano qui a villeggiare, e questo serviva anche a far arrivare anche dei pullman con delle persone anziane che molti di loro, nonostante l'età, non conoscevano la bellezza di questo luogo o non sapevano che questo è un'ambasciata di Cinisi in luogo straniero, perché noi siamo sul territorio di Borgetto, perché sono 6.000 metri di terreno dato allora con regio decreto dalla firma di Mussolini al comune di Cinisi, che aveva l'esclusiva per le acque di questa zona. La straordinarietà dell'impianto è che arriva, quindi attraversa circa 20 km, senza pozzi di sollevamento. Assolutamente, l'attraversamento avviene attraverso dei bottini, chiamiamoli, o castelletti come si vogliono chiamare, che attraverso questo gioco delle quote, dalla grande idea dell'ingegnere Pietro Sbacchi, hanno fatto sì che a Cinisi arrivasse l'acqua senza nessun movimento tecnico, elettrico, per caduta semplicemente. Una grande opera di ingegneria, sì, non grande, a caso grande. C'è una via pure intitolata a Pietro Sbacchi. C'è una via a Cinisi intitolata all'ingegnere Pietro Sbacchi. Come ha detto il consigliere Presidente, non dobbiamo guardare agli interessi di partito, di movimento, di situazioni personali, ma qua è veramente un luogo, chiamiamolo un sacrario, da poter continuare a far conoscere soprattutto alle nuove generazioni che hanno sentito per dei genitori, dai nonni, Sanzotta, ma non hanno mai l'idea, non hanno avuto l'idea di che cosa significa veramente Sanzotta. A testimonianza che qui non ci sono colori politici, insomma, un rappresentante dell'opposizione, una gran bella opera da rivalutare. Sicuramente, ma noi penso che tutto il nostro gruppo di opposizione abbiamo, più che altro la vorrei chiamare minoranza, abbiamo colto l'invito del Presidente Giuseppe Manzella con piacere, perché d'altronde è il ruolo nostro, è un ruolo appunto che è di servizio alla collettività, e sicuramente questo è uno dei luoghi più importanti per Cinisi e va assolutamente tutelato e valorizzato, e soprattutto dopo questo totale abbandono che c'è stato proprio durante l'attività del lato.
Quindi... Consigliere, voi potete dimostrare con i fatti che l'opposizione va fatta, è anche dura quando serve, però l'unione può soltanto tra persone intelligenti produrre bene per la collettività. Ma la politica è questa. Dovrebbe essere. La politica per me è questa e penso che noi stiamo lavorando in questo senso finora, perché stiamo cercando appunto di dare il massimo per il nostro, col nostro ruolo, di fare un'opposizione costruttiva, perché noi siamo al servizio del cittadino e quindi tutte quelle manifestazioni che verranno fatte dall'amministrazione e che sono appunto dedicate al bene pubblico, noi saremo sempre propositivi e parteciperemo in maniera costruttiva. Bene, bene, dunque Cinisi che sta lavorando attivamente per l'acqua, che è uno dei beni principali per i cittadini. Cambiamo completamente argomento, due notizie di cronaca. A Palermo la Polizia di Stato insieme ai Carabinieri hanno arrestato due giovani palermitani, un maggiorenne, appena ventenne, uno minorenne, che avevano il vizietto di rapinare le prostitute. La notte scorsa agenti della Polizia di Stato e militari dell'Arma dei Carabinieri hanno arrestato due palermitani, uno ventenne e l'altro minorenne, responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. Intorno alle 2 la centrale operativa dei Carabinieri riceveva la segnalazione di una rapina consumata in via Foro Umberto I ai danni di una donna. Sul posto l'equipaggio dei Carabinieri apprendeva dalla vittima, una giovane meretrice di nazionalità romena, che poco prima era stata avvicinata da due ragazzi a bordo di un'autovettura rossa con i quali si sarebbe appartata nelle vicinanze, non prima però di aver ricevuto il pagamento di quanto pattuito per una prestazione sessuale. A dire della donna, prima di essere riaccompagnata, veniva invitata da due ragazzi con un banale pretesto a prendere il suo cellulare, che gli stessi prontamente le strappavano con violenza mentre la donna si accingeva a scendere dall'autovettura. La tempestività della ragazza nel memorizzare il numero di targa dell'autovettura in fuga ha consentito di attivare immediatamente le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri permettevano di risalire all'identità del proprietario dell'autovettura, che veniva contattato. Riferiva che il mezzo era normalmente in uso al figlio, che veniva rintracciato dai familiari e invitato a tornare a casa. Nel frattempo, senza mai interrompere le ricerche, agevolate anche da un tempestivo scambio di informazioni tra centrali operative di polizia e di Carabinieri, le volanti cercano di intercettare i due ragazzi ed hanno notato un'autovettura corrispondente alle descrizioni fornite che non si è fermata all'alte. Iniziava così un breve inseguimento culminato con il blocco dell'autovettura in viale Regione Siciliana, grazie anche all'arrivo di un'altra volante di una pattuglia dei Carabinieri. I due giovani ammettevano le loro colpe, riferendo di aver venduto poco prima in un mercato rionale il cellulare sottratto alla donna per soli 15 euro, trovate tra l'altro durante la perquisizione del veicolo all'interno di una tasca portoggetti del mezzo. Alla luce dei fatti, i due giovani sono stati tratti in arresto. Sempre a Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato diversi gadget del Palermo che erano confusi tra quelli ufficialmente registrati, quindi per vendita mendace è stato denunciato il venditore ambulante. Sabato scorso, in occasione della partita del Palermo in Coppa Italia, la Guardia di Finanza ha sequestrato 40 magliettine e 57 sciarpe esposte alla vendita su una bancarella. L'operazione è avvenuta nel solco dell'attività di contrasto alla contraffazione e nel contesto delle nuove misure antiviolenza adottate in previsione dell'inizio della stagione calcistica, cui sovrintende il gruppo operativo di sicurezza costituito presso la Questura di Palermo. Poco prima della gara di Coppa Italia Palermo-Modena, una pattuglia della Guardia di Finanza ha notato che in una bancarella in piazza Giovanni Paolo II erano esposte alla vendita decine di gadget, bandiere, magliette e sciarpe del Palermo Calcio. Soltanto su alcune di esse però era impresso il marchio ufficiale US Città di Palermo, su un centinaio di magliette e sciarpe era invece impresso il marchio Palermo. I due generi di articoli, quelli con effigie ufficiale e quelli mendaci, erano confusi tra di loro per evitare che la differenza potesse essere scorta dagli acquirenti. La merce è stata sequestrata e colui che ha detto di essere il proprietario della bancarella e dei gadget è stato denunciato per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Parliamo di una polemica che è caduta sul capo del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che lo scorso 14 agosto
ha nominato Alessandro Lombardi consulente per la comunicazione e il social media management per un costo a carico del Comune di Palermo di 41.329 euro. Ma la nomina e soprattutto il costo hanno creato diverse polemiche. Attività di impulso e di consulenza nei confronti del sindaco coadiuvando nell'attività di programmazione e di indirizzo della gestione dei rapporti istituzionali attraverso metodologie di comunicazione e informazione online e con le tecniche della social media management. Questa è la ragione dell'incarico ricevuto con determina sindacale del 13 agosto. Deve occuparsi il nuovo consulente dei social network per conto del Comune di Palermo. Ma la nomina sta creando non poche polemiche, soprattutto perché la spesa di oltre 41.000 euro è ritenuta eccessiva in questo periodo di crisi. Il consigliere comunale di opposizione Giulio Tantillo invita il sindaco a revocare un provvedimento di chiara natura fiduciaria, sebbene sotto un certo importo la legge glielo consente. Tantillo si chiede se non c'era nessuno tra i professionisti del comune che avrebbe potuto occuparsi dei social network non gravando ulteriormente sulle casse dell'amministrazione, anche preparandosi con un corso specifico. Il consigliere Fabrizio Ferrara evidenzia che pagare 41.000 euro ad una persona per gestire Facebook e Twitter è uno spreco che il comune di Palermo non può permettersi, uno spreco che forse neanche il peggiore camerata si sarebbe permesso di pensare. Dal profilo LinkedIn, il social network dei professionisti, si può apprendere che Alessandro Lombardi, il consulente nominato dal sindaco, ha lavorato alla Corte d'Italia dei Valori e naturalmente di Orlando. Dal 2009 al 2013 ha ricevuto diversi incarichi tramite il social media strategist del partito fondato dall'ex magistrato Antonio Di Pietro, feste regionali di partito, documentari, buzz marketing ed altro ancora. Rigorosamente in chiave social. Tra questi, nel maggio del 2012, Alessandro Lombardi si è occupato della progettazione e realizzazione della campagna elettorale online e offline per il candidato Leo Lucorlando per le amministrative, del social media management e web marketing per il sito www.ilsindacolosaffare.it. Sul sito del comune però non è stato pubblicato il suo curriculum. Il sindaco di Carini, Giuseppe Agrusa, l'ex sindaco Gaetano Lafata e 5 funzionari comunali sono stati citati a giudizio e dovranno presentarsi sul banco degli imputati il prossimo 19 settembre. Sono accusati di danneggiamento aggravato, emissioni moleste e deterioramento di bellezze paesaggistiche e i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica. A carico dei 7 indagati, ricordo il sindaco, l'ex sindaco, 5 funzionari, ci sono degli scarichi abusivi che hanno inquinato il tratto di costa compreso tra il villaggio dei pescatori di Carini e il torrente Ciachea. Nel maggio del 2012 il procuratore aggiunto Ignazio De Francisci e il sostituto Calogero Ferrara avevano disposto il sequestro d'urgenza di 11 scarichi e avevano fatto partire gli avvisi di garanzia. Adesso, tra l'altro, la curiosità è che il sindaco di Carini, Giuseppe Agrusa, si era ritenuto parte lesa per questi scarichi e adesso invece è indagato e dovrà presentarsi il 19 settembre in procura. Adesso parliamo del piano giovani. Cosa dice il presidente della regione Crocetta? Il piano giovani va avanti al di là del click day e non vuole strumentalizzazioni politiche. Il presidente Crocetta, dopo aver pubblicamente scagionato il suo assessore Scilabra per un problema tecnico di cui lei non è responsabile, naturalmente sul piano giovani e quell'infausto click day, ha ribadito con chiarezza che il piano giovani riprende, la selezione, se sarà considerata non valida, verrà annullata e tutti i ragazzi potranno partecipare alla nuova. È già presente un bando, bisogna solo verificare una nuova questione legata ai dati già raccolti che potrebbero essere utilizzati dagli sportelli del lavoro. Bisogna vedere come l'informatica potrà aiutare in questo. Bisogna tenere presente che sia le aziende che i giovani hanno manifestato interesse durante la selezione del 5 agosto. Va risolta prioritariamente e valutata la possibilità di recuperare tutte le domande a quella data, sia le offerte di tirocinio presentate dalle aziende che le iscrizioni dei giovani.
Sono valutazioni che verranno fatte nei prossimi giorni, ma vanno fatte con equilibrio e ponderatezza, senza voler sicuramente rinunciare all'accertamento della verità. Tenendo presente però che se il piano non fosse stato lanciato non ci sarebbe stato neppure il default del click day, perché chi non fa nulla sicuramente non corre rischi, mentre chi lavora si sottopone a dei rischi. Il piano, secondo il presidente Crocetta, è un'opportunità che la regione deve difendere senza tentennamenti. Alcamo è inserito nei 152 paesi dove è attivo VEDU, che è un programma per monitorare l'ambiente. Il comune di Alcamo risulta tra i 152 comuni attivi d'Italia nella piattaforma VEDU, un'applicazione che consente gratuitamente di segnalare anche attraverso foto e rilevamento GPS le esatte condizioni del luogo per un immediato intervento degli operatori comunali. L'applicazione è completamente gratuita e senza alcun costo per il comune di Alcamo. Si tratta di un importante strumento tecnologico per migliorare il territorio e segnalare in tempi rapidi i rifiuti presenti sul territorio, atti di vandalismo, incuria dell'ambiente, dissesti stradali, segnaletica e quant'altro concerne il decoro urbano. Ma malgrado l'applicazione è attiva da parecchi mesi, ancora pochi sono gli interventi e le segnalazioni. Dal mese di maggio, infatti, conta solo 29 segnalazioni risolte, di cui alcune fatte in via sperimentale. Per questo, dal Comune parte una segnalazione ai cittadini per invitarli a segnalare tramite l'URP o via VEDU qualsiasi situazione che possa nuocere al decoro urbano, evitando di pubblicare foto sui social o altri mezzi che possano rendere difficile la localizzazione del problema e il suo superamento. Ad Alcamo questa sera si inaugura la moschea, un edificio ubicato in via Generale Antonio Cascina. La moschea si chiamerà Al-Nur e alla cerimonia saranno presenti il vice sindaco della Giunta Bonventre, Salvatore Cusumano, e l'assessore alla cultura, Selene Grimaudo. E adesso un triste primato per la provincia di Palermo, ma anche per la Sicilia. Non è primo in questa brutta classifica, ma seconda la Sicilia, quella della segnalazione di cani abbandonati. Nell'ultimo mese, solo a Palermo, sono stati segnalati al telefono amico di AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, 64 cani abbandonati. Nella speciale classifica delle città italiane, il capoluogo siciliano è preceduto solo da Bari. Nel triste podio, Palermo precede Ancona. In totale sono 1.745 i cani abbandonati nelle città italiane rispetto ai 2.501 animali dello stesso periodo nello scorso anno, una diminuzione pari al 30,2%, una magra consolazione se si tiene conto del fatto che comunque c'è ancora tanta gente che abbandona per strada gli animali con cui vive tutto l'anno solo per andare in vacanza. E la nostra regione è seconda soltanto alla Puglia in questa triste classifica dei cani abbandonati. Ne sono stati segnalati 214, che aggiunti ai randaggi diventano migliaia. Segue la Sardegna, poi la Campania ed il Lazio. Al nord sono l'Emilia-Romagna e la Lombardia, che amano meno i cani, almeno in base alle segnalazioni di abbandono, rispettivamente 86 e 59. Nessuna, invece, segnalazione di abbandono è arrivata dalla provincia autonoma di Bolzano e solo 12 dal Friuli Venezia Giulia. Il dato si riferisce dal periodo che va dal 23 luglio al 23 agosto di quest'anno. Adesso parliamo di calcio. Novità nel Palermo dopo la sconfitta in casa contro il Modena. Intanto arrivano le prime critiche di Zampanini nei confronti di Iachini. E poi si prospettano tre acquisti, tutti difensori e tutti stranieri. Dunque il Palermo sta intraprendendo la strada meno opinata da chi capisce di calcio, peggio dell'Inter più brutta, degli stranieri. Cioè finirà il Palermo con il giocare con tutti stranieri in campo. Molto brutto e approssimativo a mio giudizio. I risultati poi alla fine si pagheranno in campo. Stanno arrivando, oltre al difensore esterno Emerson, un ragazzo del 94, anche il costaricano Giancarlo Gonzalez e l'ivoriano Suleimane Bamba, due difensori protagonisti dei mondiali che andranno ad infoltire la rosa di Iachini,
che praticamente in questo modo potrebbe cambiare tutti i difensori, però insomma a mio giudizio sono delle scelte approssimative quelle fatte da Ceravolo, che evidentemente non conosce il mercato italiano se si rivolge esclusivamente al mercato straniero. Il Trapani invece si sta infoltendo con gli italiani, uno di questi è Zampa, 22 anni, centrocampista che è arrivato in prestito dalla Lazio, un ragazzo che ha comunque giocato anche in Europa League nel 2011-2012 con la Lazio. Ascoltiamo la sua intervista. Enrico Zampa, proveniente dalle giovani della Lazio. Anche a te benvenuto a Trapani. Grazie, niente, sono molto contento di essere arrivato a Trapani. La stagione è iniziata, abbiamo perso in Coppa Italia, ma è una partita che non rispecchia quello che abbiamo fatto in campo. Ci siamo rimboccati le maniche e non vediamo l'ora che arrivi la settimana prossima per il primo impegno ufficiale in campionato, che è contro il Pescara. No, erano comunque anni che aspettavo di approdare in una Serie B. Trapani, perché comunque c'è stata questa occasione, mi ha chiamato il direttore e non ho esitato ad accettare. Quest'anno la squadra è stata ringiovanita, quindi penso che sia una vetrina molto importante per me e quindi come ripeto, cioè non vedo l'ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister. Il sogno di Enrico Zampa naturalmente è quello di ritornare all'Olimpico con la maglia da Lazio della prima squadra. Va bene, sì, sono cresciuto lì, sono stato 10 anni, però adesso la mia testa è qui a Trapani, cerco di fare bene per questa maglia e poi a fine anno tireremo le somme. Sì, ma come tutti i campi che andremo ad affrontare, è un campionato molto equilibrato, tutte delle ottime squadre, ma il nostro motto è di andare qualsiasi campo e vincere. Abbiamo una grande squadra, come ho detto, ringiovanita, tanti giovani di talento, ma soprattutto i più grandi sono molto bravi, oltre ad essere ottimi giocatori, perché ci danno molti consigli e quindi non vediamo l'ora, insomma, di iniziare. Cosa ti senti, se ti senti di promettere qualcosa al tuo nuovo pubblico? No, promesse non ne faccio. Io l'unica cosa che posso dire è che quando scenderò in campo darò tutto per questa maglia, come ho sempre fatto. Poi pian piano, cioè, se arriva qualche gol, qualche cosa, è tutto di buono. Questo era il 22enne Zampa che arriva in prestito dalla Lazio al Trapani. Il Palermo invece sta prendendo Gonzales e Bamba. Il livoriano Bamba. Noi ci fermiamo per quest'oggi, vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento con Studio TV7 è rinnovato alle prossime edizioni. Arrivederci.